E adesso abbiamo ospite dei nostri lavori Alexandra Palt, che è in collegamento da Parigi, che è vicepresidente del gruppo L'Oréal. Bonjour, ravi de vous connaître. E Alexandra Palt è avvocato e specializzata in diritti umani. Ha scritto questo libro, Corporate Activism, lo pronuncio alla francese, Edition Télémaque, e ci parlerà. Il titolo del suo intervento, che verrà tradotto, è quello di ascoltare il pianeta, e noi ascoltiamo lei. Grazie, avvocato Palt, prego. Thank you very much. Grazie mille. Posso già quasi dire buon pomeriggio invece di buongiorno. Mi dispiace essere qui poco prima del pranzo. Cercherò di rendere il mio intervento il più interessante possibile. Spero che la mia passione riguardo la sostenibilità venga trasmessa anche al pubblico. Grazie mille per avermi invitata. Sono davvero molto contenta di essere qui. E vi parlerò un po' della prospettiva di L'Oréal riguardo la sostenibilità, il modo in cui vediamo le cose. Ascoltare il pianeta significa ovviamente non solo ciò che vediamo riguardo la trasformazione ambientale, si tratta anche di ascoltare gli stakeholder e la scienza. Quindi, come vediamo la sostenibilità qui in L'Oréal? È importante dire che abbiamo iniziato molto presto. Siamo stati fortunati ad avere un amministratore delegato che già nel 2013 disse che ci sono due trasformazioni che dobbiamo portare avanti. Dei piani quindi per il XXI secolo. In questo XXI secolo ci sarà una trasformazione digitale e una in termini di sostenibilità. E queste saranno il leitmotiv del XXI secolo. E queste sono diventate delle priorità per la nostra azienda già nel 2013. E quindi c'è stato un piano di trasformazione per quanto riguarda il nostro impatto ambientale e l'aggiunta di un impatto positivo sulla società. Quindi abbiamo avuto abbastanza successo in questa prima generazione per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di carbonio, migliorando anche l'impatto ambientale per il 92% della produzione dei nostri prodotti. Ci sono molti elementi che, permettetemi di dire, dimostrano che abbiamo fatto un buon lavoro dal 2013 al 2020. Però nel 2020 la domanda è stata molto diversa. La domanda non era più: stiamo facendo un buon lavoro? Stiamo riducendo l'impatto ambientale? La domanda è diventata: stiamo facendo abbastanza? Stiamo facendo ciò che l'ambiente e la società ha bisogno di ricevere? Perché le nostre aziende, molti di noi, molte delle aziende che conosco, riducono il loro impatto ambientale partendo dal loro livello iniziale. Vediamo moltissime emissioni di carbonio, vediamo un altissimo consumo di acqua, scarsa rigenerazione di materiali, e questo viene migliorato in base a una certa percentuale. Ma sfortunatamente questo non è abbastanza. Magari pensiamo che questo è il meglio che possiamo fare, ma decisamente non basta. Se guardiamo a ciò che la scienza ci sta dicendo riguardo i bisogni del pianeta, quello di cui il pianeta ha bisogno, e voglio ricordarlo di nuovo a tutti, non abbiamo un altro pianeta, questo pianeta sarà ancora qui quando il genere umano si sarà estinto. Tutto ciò di cui parliamo riguarda mantenere uno spazio operativo, vivibile per il genere umano. Se vogliamo avere successo come società, se vogliamo avere successo come aziende, come singoli individui, abbiamo bisogno di un certo ambiente. Siamo parte di un ecosistema e non possiamo solo usarlo, sfruttarlo. Come abbiamo visto anche con la situazione durante la pandemia, le cose cambiano e le persone stanno iniziando a capire, abbiamo tutti capito che siamo parte di un unico ecosistema. Quindi cosa dobbiamo fare per mantenere uno spazio sicuro e operativo per l'umanità? È questo ciò che abbiamo capito e ciò che abbiamo definito come obiettivo
a seconda appunto dei limiti del pianeta. È una teoria scientifica, quella dei limiti del pianeta, che ci permette di definire, sulla base della scienza, gli obiettivi che dobbiamo raggiungere per mantenere questo spazio che, come dicevo, è uno spazio operativo e sicuro per l'uomo. Per esempio, una riduzione del 50% delle emissioni di CO2 per quanto riguarda L'Oréal, non solo per quanto riguarda le nostre attività, ma anche quelle dei nostri consumatori e dei nostri fornitori, il che significa che li coinvolgiamo in queste attività. Una riduzione del 95%, un aumento, chiedo scusa, del 95% degli ingredienti naturali dei nostri prodotti entro il 2030. Quindi abbiamo degli obiettivi davvero molto, molto ambiziosi, una trasformazione completa del nostro modello di business entro il 2030. È ciò di cui ha bisogno il nostro pianeta, è questo il nostro modo di ascoltare il pianeta, ma dobbiamo ascoltare anche la società. Ciò che ci viene detto dalla società è che 2/3 o forse di più, secondo i sondaggi, comunque una grandissima maggioranza delle persone pensa che il sistema non funzioni per loro in prima persona. L'economia che abbiamo oggi non permette alle persone di vivere in un modo decente, di vivere una vita felice. Quindi ciò che ci viene detto dalla società è che dobbiamo cambiare ancora di più, dobbiamo far sì che il sistema funzioni per tutti. Quindi dobbiamo creare una società inclusiva, una società che funziona per i più poveri. E questa è parte del nostro grande impegno che ci siamo presi come gruppo L'Oréal, insieme a moltissime altre aziende che seguono questo esempio e hanno già iniziato a collaborare riguardo le condizioni di vita. In moltissimi paesi del mondo abbiamo un salario minimo, però il salario minimo non è sufficiente, a volte nemmeno quello, per vivere una vita decente. Quindi c'è bisogno di uno stipendio che permette alle persone di condurre una vita dove le condizioni sono decenti, dove tutti i bisogni primari sono coperti. E questo dobbiamo applicarlo su noi stessi come azienda, ma lo facciamo anche con i nostri fornitori. Quindi chiediamo anche ai nostri fornitori di pagare uno stipendio minimo che permetta ai loro dipendenti di avere delle condizioni decenti di vita. E questa è la trasformazione che dobbiamo portare avanti nella società. È questo che permetterà al sistema di funzionare per tutti. È necessario, perché sono le condizioni che ci guideranno anche nella trasformazione ambientale. Perché il modo in cui portiamo i bambini a scuola, il modo in cui ci nutriamo, non basta, perché una società inclusiva è altrettanto importante per superare queste sfide. Per quanto riguarda l'ecosistema, è importante ascoltare, ma è importante ascoltare anche la società, ascoltare i nostri consumatori. Per le aziende oggi è davvero molto importante, e lo stiamo vedendo, portare avanti questo cambiamento. Le persone sono cambiate. 10 anni fa, molti consumatori avrebbero detto: sì, vogliamo dei prodotti sostenibili, vogliamo più responsabilità, più sostenibilità, ma in pratica, quando si andava nei negozi, potevamo vedere che molte persone non seguivano questa opinione nei sondaggi. Seguivano semplicemente il prezzo migliore oppure i marchi più attrattivi. Questo però adesso sta cambiando, in modo anche veloce e sempre crescente. Il modo in cui le persone fanno ciò che ritengono necessarie, sulla base delle loro convinzioni come cittadini, che poi si esprime sempre di più nelle loro scelte come consumatori. E si esprime questo fattore sempre di più perché c'è un fattore di cambiamento sociale. Le persone si allineano sempre di più con i loro pensieri, con ciò che è necessario per proteggere l'ecosistema. E quindi stanno facendo sempre di più ciò che ritengono necessario a livello globale, davvero un movimento globale. In questo periodo vediamo un insieme, una convergenza di diversi elementi. Le aziende sono consapevoli che questi cambiamenti sono necessari per l'ecosistema, per avere successo come aziende, ma anche per attrarre nuovi consumatori. Abbiamo i consumatori che, come cittadini prima ancora che come consumatori, vogliono dare un contributo,
e poi abbiamo una sempre maggiore conoscenza, è una tecnologia che ci permette di fare tutto questo. E abbiamo dei legislatori in Europa e in molti altri luoghi del mondo che hanno questa pressione. Quindi siamo arrivati a un punto di svolta e dobbiamo sfruttarlo in modo responsabile, perché adesso è molto chiaro che le due parole chiave per il futuro sono ambizione e accelerazione. Quindi dobbiamo raggiungere il corretto livello di ambizione, perché quello che non abbiamo è il tempo. Perché nei prossimi 9 o 10 anni dobbiamo affrontare molte di queste sfide e assicurarsi di essere sulla strada giusta. Quindi dobbiamo definire il livello corretto di ambizione. A volte abbiamo tutte le risposte riguardo il nostro impegno, per esempio per il 2030, non sappiamo come raggiungeremo questi obiettivi, però dobbiamo avere una visione, dobbiamo avere un'ambizione, ed è questo che ci permetterà di guidare il cambiamento verso la direzione corretta. E allo stesso tempo dobbiamo anche accelerare. So che tutti ci stiamo impegnando nel modo in cui consumiamo prodotti, nel modo in cui consumiamo ad esempio meno carne, ma individualmente e come società dobbiamo accelerare ulteriormente questa trasformazione. Quindi questi sono i due messaggi, l'ambizione e l'accelerazione. Grazie mille davvero.